Buonasera amici ascoltatori dagli studi di Montepiascone TV, un'altra puntata, una nuova puntata sul Montepiascone Calcio, il mondo totale del Montepiascone Calcio. Naturalmente parleremo anche della prima, no, anche, soprattutto della prima squadra, perché pare che una crisetta sia entrata nell'ambito del Montepiascone. Avremo modo di appurare se è così oppure no. Pietro, aiutami anche tu ad appurare meglio. Noi appuriamo sempre. Comunque, partiamo subito da un dato di fatto molto semplice. Siamo alla undicesima giornata, almeno per la prima squadra. Le altre giovanili hanno cominciato un po' più tardi, per cui alcune sono alla nona, alcune all'ottava, eccetera. Comunque noi prendiamo il punto di partenza con la prima squadra. Abbiamo 11 gare e la situazione è di 12 punti. Lo scorso anno, alla undicesima gara, aveva 9 punti, per cui quest'anno praticamente Più il 3, confronto è più 3, positivo va, rispetto all'anno scorso. prendiamolo come Però, ben augurato, però c'è i sempre un punti però. rispetto alle gare scendono al di sotto dell'unità e quindi cominciamo a partire con quota 0,000. Cioè il rapporto tra i punti e le gare cominciamo a scendere sotto l'unità di misura. Detto questo, ecco, noi il direttore D'Alessio Buonasera, Giulio ma parlano buonasera. degli È ospiti anche ancora perché con altrimenti. noi Moreno e è ancora con noi il nostro sponsor GT Gomme. Non dobbiamo dimenticarci. La prima domanda ovviamente Certo, ci rivolgiamo a Giulio per quanto riguarda la prima squadra, che è lo zoccolo duro, ma in questi tempi è un po' mollato e è diventato più morbido. Quindi Giulio, ecco, un po' la situazione di questa prima squadra, perché tra l'altro corre qualche voce che all'interno della squadra stessa ci sia qualche frizione, ci sia qualche poco affiatamento tra i giocatori. Ci dica un po' lei, ecco, No, no, questo. no, no, assolutamente no, nessun affiatamento. È un grande gruppo quello di Mister Del Canuto e Venanzi, è un grande gruppo consolidato, un gruppo che sta facendo, diciamo, bene. Purtroppo le ultime 5 partite parlano di 5 sconfitte, però se guardavamo Tolfa c'era una preoccupazione maggiore. Andiamo a Monterotondo, facciamo la partita, teniamo in mano il pallino del gioco per tutti i 90 minuti, poi purtroppo due episodi ci hanno condannato. Il calcio, ripeto, è fatto e si vive di episodi. Oggi non siamo più preoccupati come lo eravamo col Tolfa. Col Tolfa, ripeto, avevamo visto la peggior partita dell'era del Canuto. A Direi di sì. Monterotondo abbiamo subito risposto bene. I ragazzi sono entrati con una mentalità e l'approccio giusto alla partita. E purtroppo due episodi ci hanno condannato e ci hanno detto ancora una sconfitta a 0 punti. Vabbè, comunque con il Ma Tolfa soprattutto quello che ha preoccupato col Tolfa era il non il gioco non per gioco, quasi. l'involuzione, Con il diciamo. Lavispoli, nonostante il risultato, abbiamo visto una squadra proiettata all'attacco, proiettata comunque a dare il meglio di sé. Nonostante il risultato la condannasse anche a pochi Sì, minuti di ti ripeto, alternativa. le 5 sconfitte hanno tutto un sapore differente. Quella di Fiumicino veniva al terzo di recupero. La partita a casa con la Dispoli, come tu sai, contro sicuramente la candidata numero uno con una grande squadra, una corazzata veramente costruita per vincere, era quella forse più netta. Poi siamo andati con l'acqua pendente, anche lì abbiamo perso 2-1. Quella che ha preoccupato, che eravamo veramente, veramente in apprensione, era con il Tolfa, dove abbiamo perso e non giocato. C'era stata un'involuzione al contrario, che era preoccupante. Poi siamo andati a Monterotondo e ripeto, non era facile, abbiamo risposto bene, purtroppo ci hanno condannato due episodi e il risultato dice 2-1 Vabbè, comunque Monterotondo. c'è da dire che alla luce della ultima giornata il Tolfa matricola Bravo, prima in infatti classifica. volevo dire questo, Quindi, abbiamo perso con ecco. il Tolfa, Tolfa primo in classifica, abbiamo perso col Fiumicino, con l'Acqua Pendente, con la Dispoli e con il Tolfa parliamo delle prime quattro della graduatoria, non è che abbiamo perso con l'ultima arrivata, quella di Monterotondo, ripeto, è stato frutto del caso, dell'episodio che ci ha girato a sfavore. Parliamo sempre di una squadra che comunque, come un po' il Montepiascone, se ne è parlato poco nel precampionato, e anche del Tolfa. Sì, in Occupava poco le effetti cronache, non ci vede il sono state calcio, com'è grosse. strano il calcio. Sì, D'Alessio, il calcio è dai. strano. Poi non scordiamoci che veniamo da un periodo dove ci sono parecchi infortunati. Questo non soltanto per la prima squadra, anche nel settore Ecco, giovanile. Purtroppo abbiamo a subito un proposito, infortunio dobbiamo grave. lanciare un saluto
un augurio a A Bianchi Luca Bianchi, perché infatti, è stavo stato dicendo. l'ultimo incidentato. Io ho seguito da vicino, Un caro Peppe, incidente con di telefonate gioco. continue anche presso la famiglia. Fortunatamente sembra che poi la cosa non è così grave come era apparso sul campo. Comunque, sa Infatti qualcosa. quello che dicevo, gli infortuni non ci lasciano un attimo, perché ecco, Luca Bianchi, come tu sai, ha vissuto l'incidente che si è Sì. verificato in campo circa al 40° del secondo tempo, ha dovuto entrare l'ambulanza e il ragazzo ancora non si sa la diagnosi completa. Adesso è il gambaletto e farà la risonanza fra 15-20 giorni. Si treme una microfrattura al perone, vediamo e gli auguriamo un in bocca al lupo per il presto Certo, ritorno no, nei e poi è campi. un ragazzo che merita E in perché è uno dei settimana ragazzi. anche Cannavacciuolo, un altro ragazzo juniores. Ancora non sappiamo l'entità dell'infortunio, si parla di una distorsione alla caviglia. Purtroppo siamo veramente, veramente falcidiati agli infortuni. La prima squadra Zagarella, Moronti, Testa e Nami. Non si Purtroppo riesce infortuni che ancora ad ancora non si riesce a giocare al avere una squadra completo. con quegli equilibri in campo che sono necessari Sono assenze per affrontare di importanti. domenica in Sono domenica assenze certo un importanti, specialmente campionato per di una realtà come eccellenza. Montefiascone. Non è che facciamo rose da 30 giocatori. Nami, Zagarella, Moronti, Testa. Domenica abbiamo Faina squalificato. Diciamo, sono assenze a cui il mister dovrà Nonostante tutto sopperire. sappiamo quale difficoltà abbiano quelle squadre, lo vediamo con Città di Fiumicino, che pure avevano una squadra ed hanno una squadra per fare un campionato di vertice, ancora non lo è. Quindi questa volta dà il segnale, il sentore della difficoltà Sì, nell'affrontare potrebbe questo anche, campionato di eccellenza. speriamo che, diciamo, con tutti gli scongiuri del caso, si giri anche alle altre squadre. Ieri, leggendo il comunicato, ho visto che la Sabina, anche loro hanno uno squalificato di nome importante, Bunzong, se non sbaglio, e poi andiamo la domenica dopo a Vescovio contro l'Atletico Vescovio, che hanno quattro squalificati già sicuri. Intanto Diciamo, pensiamo a questa, la Sabina nostro la Sabina è un osso duro. duro, squadra importante, ripeto, hanno un giocatore squalificato importante, lo abbiamo altrettanto noi con Faina, e poi andremo, ripeto, a Vescovio sperando che la ruota si sia girata, già hanno a oggi quattro squalificati certi contro di noi. Noi ci auguriamo tutto questo e abbiamo dato, ritengo, molto spazio a questa infermeria così nutrita, nostro malgrado e Prossimo purtroppo. anno farò Non l'infermiera. solo, io diamo un Quindi po' di coraggio. io direi, però scusi, direi di far parlare Mister Sì, Soriante adesso perché arriviamo arriviamo anche a perché lui. andiamo tutto con ordine. Ancora la statistica alla mano, diciamo, e abbiamo la Juniores. La Juniores è pure sta in centro classifica, ha avuto le sue vicissitudini, sta a 10 Sta a punti dal 14. Tor del Quinto, a 14 punti, che il Tor del Quinto è prima in classifica. Ma noi non guardiamo però il primo posto, scusa Pietro, ma noi guardiamo, diciamo, allora l'obiettivo del Montefiascone Calcio con le categorie di elite è il mantenimento della categoria. La Juniores sta andando forse oltre le più rosee aspettative, 14 punti, 9 giornate, sono un bottino abbastanza cospicuo. L'anno scorso, sempre la Ma statistica, parliamo di. avevamo era al quarto posto con 17 Ma punti a 4 punti dalla prima. parliamo di Quindi, Juniores regionale, Pietro, parliamo di Juniores regionale, è come se parliamo di Serie A e se è Lega Pro, parliamo di sì, Juniores i regionale. confronti non sono mai veritieri, No, ma comunque è indicativi. un campionato differente, è un campionato Ecco, difficile. Se facciamo. scendendo nel mondo giovanile, Partiamo dagli allievi 99 ecco, d'Elite che abbiamo Mister Soriano. andiamo da Moreno e ecco. Raccontaci un po' la partita di domenica scorsa. Domenica, innanzitutto, beh, buonasera. Domenica abbiamo fatto un risultato e una prestazione importante su un campo difficilissimo contro una delle squadre qualitativamente più forti del campionato. E parliamo di Accademia Calcio Roma, con una prestazione importante dove abbiamo preso, se non sbaglio, poi il direttore che era presente, due traverse, un palo e un gol fatto. Purtroppo l'arbitro non ce l'ha convalidato, però al di là di tutto, al di là del risultato, veramente una prestazione importante che comporta di nuovo ancora miglioramenti sul lavoro che stiamo Qui, facendo. allora, Peppe, qui ritorniamo che oltre la infermeria c'è pure un po' di scarogna, perché insomma, traversi, pali, traversi, No, li ma stiamo quasi a raccontare ogni giorno, sono quindi episodi, no, sono ai episodi. ragazzi dico sempre che pali e traverse ci Fanno sono, parte del quando entriamo in gioco. campo le vediamo, quindi dobbiamo migliorare sotto porta sicuramente e cercheremo di farlo allenamento dopo allenamento. Comunque è venuto un pareggio. Un Se non pareggio, sì. erro, e è stata l'unica nota positiva, diciamo la nota media, perché l'unica nota positiva di questa Weekend tornata è stata soltanto la Juniores che ha vinto in casa, non alla gara, ma comunque ha vinto in casa e, come diceva l'allenatore,
è stata una vittoria poco gustata perché l'incidente purtroppo a Bianchi ha rovinato una festa. Tutto, certo. Sì, è vero. Poi ecco, ci troviamo con quattro squadre che hanno perduto: l'Eccellenza ha perduto, le Lieve regionali hanno perduto, i Giovanissimi Elite hanno perduto, i Giovanissimi regionali hanno perduto. Praticamente le due squadre, ecco, è la tua, e quindi per ora, sì, porti un po' nostra, di bandiera, e sono la Juniores che porta la bandiera a capo. Quindi diciamo che c'è molto da lavorare, perché effettivamente le cose si presentano in un certo modo. Anche perché, volevo fare una considerazione, andiamo incontro alla brutta stagione adesso, per cui... No, con l'inverno sicuramente, noi qua da noi, sperando che non nevichi, sperando le brutte... Ma fino adesso sembra che tutto vada bene. Però... se è un inverno un po' pazzarello, a parte che l'inverno... Pietro ancora non è entrato. No, ma non mettiamo il carro davanti ai buoi. Consideriamo con il mister, altrimenti. No. Sicuramente le strutture a Roma fanno la differenza quando nevicherà, quando piove. A Roma è difficile. Sono più preoccupato del Giubileo a Roma. Qua, pur mettendoci nelle migliori condizioni di poterci allenare, il presidente, nello stesso tempo si ha difficoltà quando piove, questo con ma in genere pioggia, neve. Io penso, anche come esperienza, su questo possiamo essere tutti d'accordo, in genere durante la brutta stagione, prima c'era l'autunno, l'inverno, adesso è ridotto solo, perché diciamo l'inverno più o meno quasi, certo. Durante la brutta stagione, vuoi per la pioggia, vuoi per la neve, vuoi per il freddo, il rendimento in campo non è mai così, diciamo, ottimale come quando si godono quelle belle giornate di sole. Certo, no, quello sicuramente inciderà qualche cosa, però non possiamo nasconderci dietro al tempo, dietro al campo, dietro ai pali, cioè noi dobbiamo lavorare, seminare e raccogliere quello che facciamo durante la settimana. Io vorrei fare la battuta al contrario: siccome il tempo è un ulteriore avversario che fa capolino, noi diciamo a sto punto ci carichiamo di calore e... motivo in più per essere più impegnati. Uno stimolo in più, un ostacolo ulteriore, certo. Io a questo punto direi di passare la voce al nostro sponsor, se la regia è d'accordo. Torniamo ancora da Moreno, perché lasciamo alle spalle il passato e ottimisticamente guardiamo il futuro, e il futuro brilla un po' così. Domenica avremo l'onore di incontrare una delle migliori squadre regionali, se non nazionali, una squadra che ogni anno con delle categorie giovanissime allievi va a fare le finali nazionali. Incontreremo l'Urbedere, squadra che per adesso si distanzia al secondo posto con il secondo miglior attacco e seconda miglior difesa del campionato. Avremo qualche assenza, ma sicuramente con la voglia e con la fame, come ogni domenica entreremo in campo, cercheremo di ridurre il nostro gap rispetto a loro. Precisando che la gara si disputerà sul campo di Grotte Santo Stefano, questo lo diciamo perché così, per chi vuole andare, o meglio, tifosi, svegliatevi, andate, venite, comunque domenica andiamo a Grotte. A proposito di campo, noi parlavamo proprio la scorsa puntata, parlavamo del nostro campetto, quello... E parlavamo adesso dell'inverno, del possibile nevicate, piogge e quant'altro. A che punto è questo campetto? Ci possiamo fidare andando incontro? Il campetto, caro Eppe, stavolta mi sono aggiornato anch'io. Oh, il campetto, aggiornaci. Ecco, il campetto, diciamo che sta andando avanti alla grande. La prima semina della gramigna tedesca, oltre a quella italiana, poi c'è pure tedesca, caro Peppe, sappilo, ha fatto tutta la sua ragnatela sotto, sono venuti i tecnici, hanno fatto diverse carotature in diversi punti, sta dando ottimi risultati. L'altro ieri è stata fatta la seconda semina dell'ovidio in superficie, per cui nel giro di una settimana, 15 giorni, dovremmo vedere proprio il tappeto verde al completo. Il che significa, siamo in grado di poter affrontare. Il che significa che ormai, vedendo anche i tempi eccetera, appena la pausa natalizia sicuramente giochiamo sul campo. Benissimo. D'Alessio, noi che possiamo dire ancora di questa prima squadra? Perché no, la prima squadra come ci preoccupa un po', diciamo la verità, ma anche se è una preoccupazione naturale, come no, insomma, quella del tifoso
che per esempio ci dice che Serafini se ne vuole andare, ma è possibile Serafini potrebbe andare via, potrebbe andare via a dicembre, torna, va, che succede? Sì, vabbè, Serafini come tutti sanno e tutti sapete, diciamo, era approdato in interregionale, in Serie D alla Flaminia, poi purtroppo l'ultimo giorno di mercato per vari motivi è dovuto andare via e noi l'abbiamo tesserato 5-10 minuti prima delle 19, se non vado errato, e Serafini potrebbe andare via, questa volta... Diciamo, torna alla Flaminia? No, alla Flaminia no, sicuramente rimarrà in eccellenza lo stesso girone nostro, non posso svelare qui la squadra, però lo sapete a breve. E saranno delle prime, la Dispoli magari. Diciamo una di alta classifica, una squadra di alta classifica. Diciamo la Dispoli, come ragazzo, buttiamola là, anche se no, non è la Dispoli, Tolfa no. Smantisce adesso, anche se dopo ti smentisco arriverai. Facciamo il Toto Serafini. Lo saprete fra 7-10 giorni. Comunque, Serafini, se non succede. Secondo te, come mai questa scelta? Senza voler entrare adesso nel merito. Il ragazzo, diciamo, l'altro anno ha fatto 20 gol. Diciamo, le ambizioni erano, diciamo, diverse da quello che poteva dare Montefiascone per fare un campionato di alta classifica in eccellenza, addirittura, come ho detto prima, era approdato in interregionale, in Serie D. Oggi il ragazzo ha quelle stesse ambizioni e vuole provare a cambiare aria per fare un campionato di alta classifica. Se succederà che il ragazzo andrà via, noi possiamo soltanto che augurargli un grosso in bocca al lupo per il proseguo della stagione. L'unica cosa importante è che si va al girone nostro, quando giocherà con noi, spero che avrà farà una gita turistica con la famiglia. Va bene. Pietro. Beh, oddio, perdere Serafini, insomma, è una pedina molto importante. Perdere Serafini è una perdita importante, però, come voi sapete, noi non l'avevamo messo in preventivo ad inizio stagione. Certo. Non era, diciamo, infatti, non faceva parte della cosa. Questo ritorno da un lato ci aveva un po' sorpreso. Ci ha dato, diciamo, una mano per però eravamo soddisfatti. Sì, come no, anche noi sicuramente, però ripeto, di questo era ritorno. Stata improntata la squadra in sede di mercato ad agosto senza Lorenzo Serafini e ne faremo altrettanto almeno adesso da dicembre a giugno. Giocheremo uguale, insomma, dai. Serafini se ne va. Chi verrà? Ma io avevo pensato anche di poter giocare io, scherzi a parte. Noi Moreno, lanciamo Moreno. Noi no, dalla finestra. Noi l'ho detto anche due puntate or sono, noi non facciamo grandi movimenti. Se Lorenzo va via, punteremo sui ragazzi che abbiamo e a meno che non capiterà un'occasione dell'ultima ora in cui siamo vigili sempre sul mercato. Però la priorità, se Lorenzo Serafini andrà, non penso che avrà un sostituto e rimarremo così come stiamo lì, come se stiamo lì davanti. Possiamo farcela, diciamo, nel proseguo del campionato o aspetteremo un po' per capire se questo Montefiascone avrà bisogno magari di un piccolo intervento in qualche reparto? Ma in qualche reparto non dico di interpretare proprio il pensiero, perché poi dovremmo arrivare al presidente Vinciotti, giustamente, e non possiamo arrivare fino al suo pensiero. Ecco, ma ecco, il sentore però c'è un pochino, no? Anche tu come direttore generale sai. Sì, ripeto, noi adesso, come ho detto la puntata precedente, siamo vigili sul mercato. Sappiamo dove dovremmo intervenire, sappiamo quali sono le necessità di squadra, le necessità del mister. Però ripeto, Montefiascone è impostata solo ed esclusivamente sul parco giovani, sul settore giovanile e sui suoi ragazzi. Se capiterà l'occasione giusta, interverremo e saremo vigili. Se non capiterà, rimarremo come stiamo. Comunque, al di là di tutto, questo lo diciamo anche con Moreno, ma io onestamente nei confronti di Moreno, appena venne il primo anno e chiesi a Giulio, tu questo non lo sai, mo te lo svelo, che dici, ma questissimo, guarda, questo è un bravissimo allenatore, viene così, dico, ma allora già ci stanno tutti, questo dovrebbe essere un po' un coordinamento, eccetera. Poi piano piano questo coordinamento è diventato una realtà. E dietro quella prima apparizione, onestamente, ho detto, mo vediamo che succede. Poi piano piano, seguendo un po' gli allenamenti, ci siamo scontrati su qualche cronaca un pochino come mio stile, pesantuccia, poi l'osservazione, gli allenamenti, il sistema, il modo, mi pare insomma che stai facendo un ottimo lavoro, quindi diciamo che da parte della tua squadra, nel tuo girone, io credo che problemi finali di acqua alla gola non ci dovrebbero essere. Questo invece lo dico per altre categorie,
e non vorremmo, insomma, anche quest'anno arrivare. La prima squadra, sappiamo, l'anno scorso lo spareggio a Civitavecchia, i giovanissimi, l'altro spareggio venuto dalle nuvole. Beh, quindi vorremmo un po' che alla fine di questo campionato arrivassimo tutti almeno nella fascia media della classifica, insomma, ecco. Guarda, prima che lascio la parola al direttore, innanzitutto ti ringrazio per i complimenti. E il lavoro lo stiamo facendo, i ragazzi mi stanno seguendo e sono anche molto numerosi nel seguirlo, quindi significa che sto seminando bene e che i consigli che do ai ragazzi li stanno sfruttando al massimo. Riguardo la categoria, dovremo lasciarle 5 sotto a noi e lasciarle 5 sia noi che la Juniores. Non dico che è dura, ma è un compito arduo e le cose devono andare tutto nel verso migliore e nei momenti di difficoltà reagire, perché poi saranno quelli che farà la differenza tra una squadra piccola e una squadra media classifica. E riguardo le altre categorie, poi lascio la parola al direttore, sto vedendo che tutti gli allenatori stanno lavorando al massimo, stanno andando al massimo e i risultati purtroppo non stanno ancora nella loro parte. Ma a questo punto non è che incorriamo nell'altra malattia, che è il troppo lavoro, il troppo peso, la troppa che diventa sorta, anziché sproni, diventa condizioni? Guardi, ogni allenatore ha un suo modo di lavorare, un suo modo di vedere il calcio, quindi pressione, non pressione. Io dalla mia sono un allenatore che forse mette tante pressioni ai ragazzi e fortunatamente conosco i miei ragazzi, so dove colpirli, quando dare una pacca sulle spalle e quando invece farli divertire. E penso che nella stessa cosa anche gli altri allenatori, penso che sono in gamba tutti dal primo all'ultimo. Sì, perché questo noi lo vediamo anche nella Serie A, no? La squadra non rende perché c'ha lo stress da super allenamento, c'ha la psicosi del sentire troppo, il fiato sul collo. Succedono queste cose, quindi ecco, non vorrei che magari presi dalla, non dico dalla paura, ma dallo spavento di trovarci male, sottoponiamo queste squadre al lavoro che poi magari diventa, si ritorce contro. No, io, io credo che il Monte Piascone, io almeno seguo la prima squadra, quella d'eccellenza, e credo che di domenica in domenica, come dice lo stesso mister Stefano Del Canuto, la squadra sa quali sono i suoi mezzi, è consapevole e gioca di domenica in domenica. Certo, poi è arrivato purtroppo anche complice un calendario che non è stato assolutamente favorevole al Monte Piascone Calcio, dal Città del Fiumicino, dove però c'è stata una piccola ingenuità, mi permetto di dire, perché ci si poteva accontentare dello 0-0, anche lì forse sarebbe stato meglio, va bene, comunque con i se e con i ma purtroppo lo sappiamo, avanti non si va, la storia si va avanti non si va, certo. Poi è arrivato il Ladispoli purtroppo è quello che è stato, poi il più amico, e quindi è inutile tornare su argomenti che già conosciamo. Si mette una pietra sopra e si riparte da certo, domenica, io, quello che diceva prima Pietro. Io penso che dopo il temporale, insomma, uno sprazzo di luce c'è per tutti, l'importante è saperne approfittare. Le sei squadre nostre agoniste, che ogni squadra ha il suo preciso obiettivo, sia di squadra che a livello singolo per quanto riguarda il settore giovanile, per la crescita dei singoli ragazzi. Il primo anno partiamo da sotto con i 2002 giovanissimi B regionali di Mister Siddi, stanno trovando qualche piccola difficoltà perché venendo dalla parte non agonistica, dall'ultimo anno esordienti, passare in una parte agonistica affrontando squadre molto più fisiche di noi, stiamo trovando qualche piccola difficoltà, però là anche lì l'obiettivo è il mantenimento della categoria con qualche soddisfazione in più e sicuramente alla fine lo raggiungeremo. Il 2001 sapevamo a cosa andavamo incontro, abbiamo la certezza e la garanzia di mister Viviani, sappiamo l'altro anno il percorso che ha fatto con i 2000 e si auspica che lo faccia anche con i 2001. Lì saremo molto vigili sulla piccola finestra di mercato di dicembre, se abbiamo la possibilità di inserire qualche ragazzo in queste categorie 2001, 2000 e 2002, li inseriremo sicuramente. Per quanto riguarda i 2000, stiamo trovando delle grosse difficoltà che a inizio stagione sinceramente non mi aspettavo. Mister Braccini sta facendo un buon lavoro, è un allenatore nuovo, un allenatore emergente, molto giovane. Purtroppo lì abbiamo avuto degli infortuni molto molto gravi, fra cui quello di Moscetti che verrà operato di crociato il 14. Qualcuno lo recupereremo, tipo con Rupi, anche lì cercheremo di inserire un qualcosa a dicembre. Gli allievi d'élite di Mister Solia a inizio stagione era una squadra che veniva
da una retrocessione sugli allievi B d'élite della passata stagione, in cui aveva fatto, se non erro, 15 punti, e avevo molte preoccupazioni, anche perché la squadra è rimasta quella, in 15-18esimi dovrebbero essere rimasta quella. Dei ragazzi che diciamo che la domenica sistematicamente partono, ce n'è uno barra due che è cambiato. Oggi posso dire che sto notando una crescita, una forte crescita, e ogni partita potrebbe dare un senso, un risvolto diverso al campionato. Ci siamo andati vicino domenica, come ha detto il mister, incontreremo una delle realtà più forti a livello di regione, ma addirittura nazionale, l'Orbetevere, però molta fiducia. Poi magari domenica perderemo 2-0, 3-0, daremo la mano agli avversari, ma ho molta fiducia che il campionato di mister Solia è a tanto così per dare una svolta in livello contrario da quello che ci aspettavamo ad inizio stagione. Per sì, quanto... comunque va detto su questo, va detto che guardando le classifiche le squadre sono tutti molto vicine, molto vicine, molto per vicine. Cui ripeto, con la storia dei tre punti, ripeto, bastano vincere due partite, Pietro, perché si fa un salto in classifica. La realtà giugno credo che sia bella, ci per siamo questo, andati vicino sia con i vigili che con l'Accademia, ci siamo andati molto vicino, diciamo 2-4 punti avrebbero cambiato già il discorso campionato nostro. Domenica non era più un testa a coda, ma sarebbe stato quasi una partita per provare ad avvicinarli. Ripeto, sto sognando, però sognare è lecito. Sì, ma questa classifica, chiamiamola così, stretta, questa classifica stretta vale anche per la prima squadra. Sì, se volevo finire con la Juniores di Mister Santucci. Già ci dice che il tempo è tiranno. Sì, di Mister Santucci Vernazza, anche lì all'inizio stagione il mantenimento della categoria, stanno facendo anche loro molto molto bene, si trovano a 14 punti e diciamo lì non dovremmo avere, spero, grandi difficoltà per mantenerla. La prima squadra, l'eccellenza di Tecnodo, ne abbiamo parlato ampiamente. Ecco, detto questo, apriamo una finestra perché abbiamo anche i nostri amatori del Real Montefiasconi, che domenica anche loro hanno perso per 3-1. Perdiamo in tutti a quel di Montalto, sono andati in quel di Montalto. Comunque sono rimasti a 4 punti, stanno a 10 dalla prima, ma anche lì la classifica è talmente stretta che basta poco per sovvertire, se risolve il problema. Poi abbiamo il calcio femminile, che queste donne ci stanno passando avanti alla grande, quanto hanno vinto 7-3 in quel di Riano, di Flaminio, contro la Lombarda, una bella vittoria. Complimenti, onore alle nostre ragazze. Si trovano al secondo posto, appena a 3 punti dalla prima. Quindi uno simbolo per i maschietti. dai. Giunti a questo punto, noi abbiamo poco tempo, Pietro, un appello, dobbiamo fare l'appello per la prima squadra. Domenica, Giulio, domenica. Inventati qualcosa perché già mi fa le occhiatacce la regia, quindi sii rapido, sii breve. La prima squadra domenica ci aspettiamo una grande prestazione. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo vincere innanzitutto. Quello non ci piove. Una cosa importante è metterla dentro, fare gol. Bene, bene. Grazie amici di Montefiasconi TV, forza Montefiasconi, come sempre Pietro, l'ultima parola, l'ultima parola, venite tifosi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, viva Montefiasconi, attendiamo la vittoria, sempre e comunque. Grazie.